La bicicletta di Filippo Baroncini è una Cinelli Pressure del 2021, il top di gamma di Casa Cinelli. Inutile dire che la Pressure di Casa Cinelli è sicuramente una delle biciclette più aerodinamiche sul mercato. Il telaio, realizzato in fibra di carbonio ad alto modulo T700 rende non solo leggero il telaio in taglia M pesa soltanto 990 grammi ma lo rende anche molto reattivo grazie anche ai foderi posteriori verticali che si trovano relativamente bassi sul tubo verticale questo ovviamente rende la bici molto rigida e di conseguenza molto reattiva obiettivo che si raggiunge anche con l'apporto dei foderi orizzontali molto corti da 410 mm che sono stati sovradimensionati anche la forcella sulla parte frontale della bicicletta contribuisce enormemente a rendere questa bicicletta molto ma molto aerodinamica con un peso della forcella di soli 390 grammi oltre a tutto questo la pressure si contraddistingue anche per la sua perfetta integrazione grazie al manubrio e attacco manubrio integrato FSA Vision Metro 5D ACR dove tutti i cavi sono perfettamente instradati all'interno del manubrio sia i cavi dei comandi che i cavi dei freni quindi veramente non si vede nemmeno andandolo a cercare con il lanternino un cavo fuoriuscire dal telaio. Questo ovviamente rende la linea della bicicletta molto più pulita e al contempo molto più aerodinamica. I più attenti fra di voi avranno sicuramente notato i molti dettagli tecnici di questa bicicletta, in particolare per il suo allestimento: ovvero non è montata con un gruppo, diciamo così, univoco, ma. Questa bicicletta è stata allestita con diversi componenti di diversi brand. Partiamo ad esempio dal movimento centrale, dalla corona. Questa corona FSA con pedivelle in carbonio e rotore in alluminio per dentature veramente importanti. Stiamo parlando di 53 denti, la moltiplica più grande, e 39 denti, la moltiplica più piccola. Subito sopra la guarnitura, invece, troviamo un deragliatore Shimano Ultegra di 2, quindi elettronico. Mentre al posteriore ed è qui che nasce la particolarità, troviamo un deragliatore dura anche questo di Shimano, mentre come il deragliatore anteriore, anche le pinze dei freni a disco sono Shimano Ultegra. Anche la scelta del rotore è stata molto singolare. Il rotore maggiorato da 160 mm all'anteriore dove si concentra gran parte della forza cinetica della frenata. Rotore invece da 140 mm, anche questo Shimano, però al posteriore. Il tubo regisella è proprietario di Cinelli. Come vedete è un vero e proprio profilo aerodinamico alla cui estremità è montata una sella prologo. Come avrete capito, quindi su questa bicicletta tutti i componenti sono volti alla perfezione aerodinamica, dal tubo regisella all'attacco. Al manubrio e anche le ruote: ruote Ursus modello Miura con un profilo da ben 47 mm. Insomma, ragazzi, la top di gamma del catalogo Cinelli 2021, ovvero questa bellissima e oserei dire anche premiata Cinelli, è sicuramente una delle biciclette più belle del panorama. Ciclistico. A me non resta altro che fare i complimenti a Cinelli per questo bellissimo mezzo e allo stesso tempo a Baroncini per il grande risultato conquistato nella categoria Under 23 ai campionati del mondo. Bene, ragazzi, per oggi direi che è tutto. Come sempre potete continuare a seguirci sul canale e sul sito di BC Sport. Noi ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima. Ciao!